Siamo qui all'archivio centrale con questa intervista per cui ringraziamo il presidente Carbone, presidente della sezione quarta del Consiglio di Stato, e il quale appunto in qualche modo chiude questa prima fase delle nostre interviste. L'intervista riguarda appunto un po' tutto il suo percorso istituzionale, un percorso diciamo che ha una nota costante vedremo e una serie di altri approfondimenti, di altre esperienze. È figlio di un magistrato, quindi possiamo dire figlio d'arte, un magistrato notissimo tra l'altro, eh, Vincenzo Carbone, che è stato addirittura presidente della Corte Suprema di Cassazione, quindi diciamo il punto eh, di vertice di tutta quanta la nostra eh, magistratura. Eh, figlio d'arte che ha immediatamente percorso una carriera veramente accelerata, credo che è stato probabilmente il più giovane vincitore di concorso del Consiglio di Stato, eh, all'età aveva all'epoca 23 anni. No, 22 in Senato, 27 in Consiglio di Stato. 27 in Consiglio di Stato e vinse appunto questo concorso che l'ha portato nel, in questo eh, luogo in cui da un lato si elaborano i pareri, eh, i suggerimenti ai governi dall'altra invece si fa proprio giurisdizione di questo poi vedremo all'interno de, di questa analisi dentro questo percorso che poi ha mantenuto per tutta quanta appunto questo lungo percorso di carriera questa nota costante appunto potremmo dire della sua vita che l'ha portato ai massimi livelli di tutto del, de, della magistratura amministrativa a poi vediamo che ci sono una serie di altre esperienze, esperienze che l'hanno portato come è tipico: abbiamo visto in molte altre interviste eh, del, dei Consiglieri di Stato, quello di fare attività di supporto negli uffici di diretta collaborazione di eh, diversi ministri. Ma in questo troviamo che lui ha dato poi una nota particolare, una nota a carattere anche internazionale. È stato supporto di Giuliano Amato per quanto riguarda tutte quante le attività che hanno portato alla Convenzione europea e quindi che è un altro elemento che vedremo e che quindi ha dato un lato. Ma lui anche, diciamo, ha anche lavorato su una parte delle attività che fa il Consiglio di Stato, cioè quella di insegnare alle istituzioni come si fanno le norme. E Attraverso il suo uh, ruolo, lui è stato tra l'altro coordinatore della unità per la semplificazione, oltre al vicepresidente del nucleo per la semplificazione che eh, l'hanno portato a fare questa attività di, come dire, di insegnante, come si fanno le norme, di suggeritore, di accompagnatore a livello italiano, ma non solo a livello italiano, anche a livello internazionale. Lui ha collaborato con molte istituzioni internazionali, io lo ricordo personalmente eh, con l'Ocse, lo ricordo una missione insieme che facemmo in, eh, a Praga eh, 4-5 volte, andavamo per cercare di migliorare l'attività legislativa della... Eh, governo eh, ceco dell'epoca e ha partecipato al Mulderkamp Group che è quella che è stata un po' la base per realizzare la better regulation a livello europeo. Quindi questa è una dimensione importante perché è una dimensione anche sovranazionale della sua eh, esperienza. Eh, in particolare negli ultimi anni lui ha avuto anche un ruolo importante dentro uh, quello che è il Ministero di riferimento, possiamo dire che è il Ministero dell'Economia, no? in un periodo per l'Italia tra l'altro particolarmente eh, tremendo, diciamo, tanti ne ha avuto l'Italia negli ultimi trentenni, ma insomma quello fu in particolare un periodo eh, complicato in cui con diversi ministri ha rivestito il ruolo di capo del gabinetto e quindi... Come dire, ha dovuto tenere un po' il timone in un periodo appunto, di, di varie vicissitudini che poi attraverseremo. Eh, chiude la sua esperienza eh, il fatto che lui possiamo definirlo quasi un po' come eh, uno degli artefici dell'ultimo codice degli appalti. Abbiamo intervistato, ricordo tempo fa, eh, il presidente Delise che appunto eh, ha rivendicato il codice degli appalti. Eh, del, che, nelle varie versioni, però bisogna dire che sono state. L'avevano preceduto, quindi è interessante fare questo confronto con invece chi ha più contribuito, forse, a realizzare il nuovo in questa fase. Io credo che il, possiamo poi procedere la parte delle domande e cominciamo come il nostro costume con una domanda sulla formazione. Appunto la formazione, laurea in giurisprudenza, quali sono state le esperienze, che cosa, quali sono stati i maestri che hanno le figure di riferimento alla tesi di laurea che hanno poi indirizzato il percorso così giovane dentro l'istituzione. Io ho fatto la giurisprudenza a Napoli non per tradizione familiare, anzi se c'era una cosa che avevo promesso a me stesso che non avrei fatto dopo la laurea era fare il giudice, cioè il giudice ordinario perché lo faceva papà e lo faceva bene, non mi piaceva l'idea di, 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 di sentirmi dire ah, sei bravo, hai preso da tuo padre, quindi era l'unica promessa che avevo fatto a me stesso, mi piaceva il diritto come regola di convivenza, come cosa che poteva risolvere i problemi tra gli umani e mi piaceva molto questa cosa e di papà per la verità mi piaceva proprio questo, la sua capacità in una Napoli insomma, dovevamo, il papà aveva origini umili, aveva fatto il vero ascensore sociale, insomma, in cui lui era quello che nella famiglia, nei suoi amici, che poi magari erano contadini, sui, i compagni di scuola, risolveva i problemi. Questa cosa mi piaceva. Ho fatto l'università in una Napoli post terremoto, nei primi anni Ottanta, eh, in cui facevamo lezioni nei cinema, perché le aule erano pericolanti e lo sono rimaste per anni, ma con maestri straordinari. Francesco Paolo Casavola, per esempio, sul diritto romano, eh, Bruno Iossa per l'economia, che mi instillò quella curiosità un po' contaminante del diritto con l'economia, eh, e poi il professore Palma di amministrativo, che un po' poi decise, decise la mia vita e direi. Eh, Ultimo ma, non da ul per, da ultimo ma non per ultimo, Benedetto Conforti con il quale mi sono laureato. Ecco direi che le mie contaminazioni del percorso giuridico classico non sono state, a parte appunto questa propensione per il pubblico, quella sull'internazionale e quella <coughs> sull'economia. Con Benedetto Conforti mi sono laureato tra l'altro con una tesi... E, sul, Sull'epoca 177 del trattato, oggi il 267, sul rinvio pregiudiziale obbligatorio per le Corti Supreme. Interessante che questa cosa erano, erano i primi anni 80, era l'epoca della sentenza Cilfit, delle, della prima volta in cui la, corse, la Corte di, di Lussemburgo eh, parlò dell'Act Clair. E, eh, adesso ritornano eh, molto attuali. L'altro mese avevo quattro questioni di rinvio pregiudiziale obbligatorio su cui si minacciava peraltro la, il Consiglio di Stato di responsabilità per mancato rinvio mentre invece io credevo nel fatto che il rinvio dovesse essere un dialogo tra giudici quindi come dire una tesi che per certi versi è stata utile e torna utile anche adesso e Benissimo e poi appunto i primi concorsi, eh, l'impatto con un mondo che Forse in parte già conosceva, appunto per esperienze familiari, ma entrare dentro le istituzioni, dentro, il, dentro le corti, come è stato, che cosa ha trovato, qual è stata l'accoglienza? Io per la verità non lo conoscevo per niente perché a casa mia, appunto a Napoli, tra l'altro in una dimensione all'epoca molto separata dalla romanità che poi ho frequentato delle istituzioni, papà era stato... Giudice al Tribunale Civile di Napoli, poi era stato a lungo al CSM ed era appena approdato come consigliere in Cassazione. Lui non aveva mai voluto presiedere corti territoriali, è rimasto sempre in Cassazione fino alla Presidenza, che, che ringrazio per aver ricordato. Devo dire che il mio primo concorso è stato al Senato della Repubblica. Mi ero laureato abbastanza giovane, a 21 anni e mezzo, perché ero andato presto a scuola, quindi mi avevo mandato presto. Sono di dicembre, quindi a 21 anni e mezzo mi ero laureato. A 22 anni uscirono contemporaneamente il concorso al Senato e alla Camera. Io, da bravo laureato in diritto internazionale, volevo fare la SIO, mi ero iscritto alla e avevo cominciato a frequentarlo, Poi, ripeto, questa concomitante diciamo, uscita di questi due concorsi pubblici e il consiglio, ricordo di un amico di mio padre, mi "Ma tu lo puoi fare questo concorso alla Camera, al Senato, come consigliere parlamentare, è un concorso importante, feci la, la, la chiusa, letteralmente la chiusa, tre mesi, quindi proprio non investii molto tempo, le gazzette ufficiali uscirono a settembre-ottobre, i concorsi, gli iscritti erano a dicembre del 1986, e li passai poi tutti e due, e poi sai come alcune volte succede casualmente, la tua vita viene indirizzata dal cotè internazionale, che era quello che io volevo. Eh, imprimere a un cotè più per le istituzioni pubbliche nazionali, poi, come stesso hai ricordato, un po' sempre mischiato po'. le due cose. Sull'impatto con le istituzioni, il primo impatto appunto 22 anni in Senato, ho preso servizio nel maggio del 1987, io sono di dicembre, avevo 22 anni e 5 mesi. Lo stile Senato è una roba che ti resta impressa per sempre. È un ragazzino che poi non veniva anche come dire neanche non era. Neanche cresciuto nella capitale. Ecco, quando si dice la forma e sostanza nelle istituzioni pubbliche, quella cosa la impari subito. Io ho avuto il privilegio in Senato di vedere Andreotti venire a parlare alle sei del mattino perché era, era scoppiata la prima guerra del Golfo. Ho avuto il privilegio di vedere nella commissione giustizia della decima legislatura dove lavoravo maestri come. Ignazio Marcello Gallo, Nicolò Lipari, Modistino Acone, che, che erano giuristi insigni. Il presidente della prima commissione era Leopoldo Elia. Insomma, c'era una qualità di, di parlamentari straordinaria e io non potevo che, che assorbire ogni briciola di quello che accadeva. Il passaggio invece al Consiglio di Stato, lì sì, fu un merito di mio padre. Questa è stata l'unica cosa che in cui veramente è inciso, ma è inciso tra virgolette in negativo, perché lui mi disse «Uno come te al Senato tutta la vita a prendere i risoconti, a fare il segretario di commissione rischia di annoiarsi. Io non mi annoio perché alla fine sono io che firmo le sentenze». Io gli dissi «Papà, ma tu sai che io ho giurato a me stesso che non avrei mai fatto il giudice». E poi il concorso al, al Senato era un concorso selettivo, il mio concorso era per 12 posti. Come si trova un concorso più selettivo? Dice no, ce n'è uno. È al Consiglio di Stato e il mio concorso era per un posto. Lo vinzi, l'inizio fu durissimo. Lo vi, appunto a 27 anni, avendo cominciato molto presto in Senato, cominciai presto anche in Consiglio di Stato. L'inizio fu durissimo perché non avevo esperienza giurisdizionale e all'epoca poi i consiglieri di Stato erano a scavalco, facevano sia funzioni consultive che funzioni giurisdizionali, quindi avevano un doppio carico. Lì il miracolo straordinario del nostro istituto, che poi per i successivi più di 30 anni non mi è più lasciato, è, è questa tradizione che io credo bisogna continuare ancora adesso, di essere accolti, educati, accompagnati, sostenuti sin dall'inizio. Ecco. Colleghi amici come Giuseppe Barbagallo, come Filippo Patoni Griffi, come Sandro Paino, come Franco Frattini, come Antonio Catecalà, tutti giovanissimi colleghi ti prendono come un cucciolo, ma un cucciolo uno di loro e quindi ti stanno vicini, ti insegnano il mestiere. Io mi ricordo la prima adunanza generale in cui dovevo riferire io, andai da Filippo e gli chiesi mi, «Mi rileggi tutto il parere, tutto il preavviso? Così mi, mi sento eh, con, mi confortato». E poi naturalmente, presidenti straordinari, Crisci, il presidente del mio ingresso, <coughs> presidente paleologo, il presidente Iannotta, cioè per me sono grandi maestri, poi più di recente grandi presidenti, Riccardo Chieppa, Alfonso Quaranta, che avevo conosciuto però ancora non da presidenti eh, titolari, De Roberto, Schinaia, Delise, il presidente Coraggio, tutte persone che ti insegnano, ti insegnano il mestiere. <ride> Un'elite, un privilegio avere maestri così. Però poi c'è anche l'esperienza chiamiamola, degli uffici di collaborazione, quindi del, del governo visto da vicino, visto anche dall'interno per certi versi. E qui una serie di cose che accadono dopo negli anni 90 soprattutto, sì, no? Sì, in... In, quali, in quali ministeri lei ha fatto le sue, principali, le sue esperienze? Sì, io ho cominciato, devo dire presto, perché è entrato in Consiglio di Stato nel 92 e sin dal, dall'anno dopo praticamente, per il tempo di entrare, e ho cominciato ad avere anche, restando sempre in ruolo, almeno per i primi, per i, i primi numerosi anni, facendo sempre tutto, eh, ad avere questo tipo di incarichi. All'epoca era una cosa naturale, con questo va detto. Era una, era una cosa naturale, non c'erano molte altre carriere per questo tipo di uffici. Si, si venivano voleva... richiesti dal Ministro o il Presidente del Consiglio di Stato, come pure abbiamo accertato in alcune situazioni del sì. passato, presentava ai Ministri la rosa di quelli che secondo lui. All erano All'inizio, soprattutto per uno come me che appunto era un ragazzino, si chiedeva, cioè, ci serve un bravo giovane che è, quello... è il Presidente stesso del Consiglio di Stato. Una volta, ecco, per raccontare un episodio, io mi trovai autorizzato a essere consigliere giuridico al garante per l'editoria, che poi diventò l'autorità, diciamo, no, per la, le comunicazioni. Ma nel 93-94 mi è autorizzato mi l'unico che non avevo neanche chiesto, perché l'aveva chiesto direttamente Santaniello, che all'epoca era il garante per l'editoria, a Crisci, Cioè, mi serve un bravo giovane, fu autorizzato, ripeto, senza avere neanche veramente fatto la domanda. Ovviamente accettai, onorato, durò poco. Però ecco, era, era un, un momento diverso, era un ambiente diverso. I tempi sono cambiati ed è anche cambiato, ed è forse anche giusto che sia cambiato, il ruolo, diciamo, del consigliere di Stato. Però è rimasta... Secondo me quella e deve rimanere quella sinalagmaticità tra gli incarichi istituzionali svolti a, tipo, a titolo individuale e le funzioni svolte in Consiglio di Stato. Per molti di noi, e almeno per me personalmente, quando fai queste cose le devi sempre svolgere con l'habitus del Consigliere di Stato che ti conserva. Quella indipendenza, quell'autonomia che ti consente, per esempio, di dire di no al ministro. Questa cosa io l'ho vista anche nell'autorità indipendente. Io sono stato anche componente dell'autorità per l'energia. L'idea che alla fine di quel mandato io poi dovessi tornare in Consiglio di Stato con grande serenità e anche devo dire soddisfazione, anzi, io anticipai il mio rientro, rispetto ad altri che magari erano, come dire, di quel mondo che poi avrebbero dovuto trovare altri impieghi. ti dà una serenità un e un'indipendenza di giudizio. E viceversa, però, quando tu devi fare queste cose con l'habitus del consigliere di Stato, ma quando poi torni in consiglio di Stato, devi cercare di trarre profitto dell'esperienza che hai fatto, fatto, perché questa ti insegna come funziona l'amministrazione veramente, come si decide veramente. E questo, per un giudice, è importante, perché conosci meglio la realtà su cui va ad impattare la tua decisione. E dei due personaggi che in quel peri primo periodo hanno. In parte, insomma, usufruito del suo aiuto in funzioni diverse. Sabino Cassese, prima, Franco Bassanini, dopo. Che differenza ha trovato? Che stili di governo sono questi? Che modo di fare il ministro è? Ci metterei in mezzo anche Giuliano Amato, in cui fui capo del legislativo delle riforme. Io credo di essere stato tra i pochi. È un privilegio infinito per uno come me, veramente volto ancora abbastanza ragazzino, ad essere stato consigliere giuridico di tutti e tre questi padri della patria, in ordine alfabetico, Amato Bassanini e Cassese. Credo solo Filippo Patroni Griffi, che era in realtà il mio fratello maggiore, quello che mi trascinò in tutte e tre queste avventure. Abbia avuto un privilegio così grande di lavorare da vicino con tre grandi eh, del, 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 del nostro mondo, delle nostre istituzioni pubbliche. Um... E poi mi piacerebbe metterci in mezzo anche Franco Frattini che fu ministro della funzione pubblica tra il 95 e, e il 96. È consigliere giuridico come dice lei che poi vuol dire responsabile dell'ufficio legislativo. Sì. Io, io no, eh, che io cosa voglio... fa? Io ero il vice, Filippo era il capo del legislativo, io ero il suo vice. Poi invece con Giuliano Amato Filippo fece il capo di gabinetto e io il capo del legislativo. Eravate un binomio indissolubile, un ticket, una sì, un grande etichetta. Lo formano ticket. queste coppie, questo l'abbiamo visto anche in altre circostanze. Sì. Perché questa è una cosa che forse è utile anche nella testimonianza, questi sono incarichi su cui non c'è una scuola, anzi secondo me prima o poi bisognerebbe, bisognerebbe chiarla, sono cose che impari facendole ed è fondamentale la sintonia almeno con, con quelli con cui devi lavorare. Ecco all'epoca avere una, una sintonia molto forte con alcuni amici, con alcuni colleghi un po' più grandi di te che ti avevano accolto veramente in modo affettuoso, era fondamentale. Con Filippo in particolare, ricordo a proposito di sintonia, erano gli anni 90, non c'erano ancora i cellulari, lui ancora andava molto a Napoli il lunedì e il venerdì per la famiglia perché non si era trasferito definitivamente a Roma e quindi poi lasciava il suo vice con funzioni vicarie vere, nel senso che proprio io mi sedevo alla sua scrivania, rispendevo il telefono, andavo dal ministro in una continuità come dire ininterrotta. Decidemmo infatti che allora io non avevo bisogno di una stanza autonoma, io stavo in un angolo della stanza di Filippo perché lui non aveva segreti, io ascoltavo le sue telefonate che mi servivano poi per continuare il suo lavoro quando non c'era. Antonio Catricalà quando invece con Franco Frattini ministro Antonio era capo di gabinetto, Filippo capo del legislativo e io, ripeto, quarto e ultimo del collegio, collegio in cui l'anziano era Catricalà, non era il ministro Frattini, eh, Catricalà disse che noi eravamo un modello di funzionamento amministrativo perché era un modello di condivisione. Tornando alla sua domanda, ognuno ovviamente di queste grandi personalità, Amato Cassese e Bassanini, ha dato un contributo eccezionale e diverso, ma in tutti c'era una grandissima qualità nell'approfondimento, da un lato verticale, e visione invece di lungo periodo nelle riforme. In tutti questi, ecco, cosa che adesso è più complicato trovare, c'è cioè l'idea della costruzione, del design della riforma, l'idea di un'impostazione un che doveva essere sistematica, come sistematica era la loro formazione, la loro cultura Questo si è perso in generale anche nella politica, probabilmente, no? Cioè, un tempo l'uomo politico di rango aveva un disegno in testa, poi magari lo mediava con le. Con, le, con gli ostacoli che incontrava, le circostanze, ma aveva un disegno. Se posso dire, era un disegno che mirava a risolvere un problema, non a seguire una tendenza, un mondo, no, no, una, una, un sondaggio da, da piacere ai social. Bisognava ecco, bravo, certo. far progredire il paese, anche a volte con cose non, non troppo Popolare. popolari. Esattamente, però era. Come dire, il leader, comunque il costruttore di riforme, si metteva davanti, non si metteva dietro, guardava dove andava la folla e diceva: beh, allora facciamo una riforma in quella direzione lì. Mi sembra che si sia un po' in parte, non sempre, io poi ho avuto anche esperienze più recenti in cui questo non è accaduto: però un po' si sia invertito il posizionamento del riformatore. Qual è il rapporto settore? tra il consigliere e il politico? No? tra la, la persona, specialmente quando questo politico è un tecnico e hanno spesso caratteri anche diversi ed altro, si stabiliscono delle relazioni lei ha avuto appunto degli incarichi sia con ministri sì. a carattere più politico, eh, politico eh, ma anche eh, sì, più sì. insomma una varietà ampia da, da questo sì, punto di vista sì, è eh, qual è il questo, mestiere come si fa a suggerire domanda, oppure a sentire sì, sì, questa è una domanda è, è appunto è una domanda la cui risposta si impara solo praticando io non ho, in realtà non ho fatto poi moltissimi non ho avuto moltissimi ministri a parte questi tre ho avuto, diciamo, tre ministri politici anche relativamente, Roberto Calderoli, eh, anche di colori diversissimi, Roberto Calderoli, eh, Roberto Gualtieri, al MEF da ultimo, e Giovanni Tria in un governo, diciamo, politico, ma non lui come politico, sempre al Ministero dell'Economia, io ho fatto capo di gabinetto con due ministri diversi al MEF. E allora in tutti questi, sia con i ministri tecnici e autorevolissimi, sia con i politici altrettanto, devo dire, autorevoli e preparati, c'è sempre una linea di confine molto sottile che bisogna essere molto bravi però a individuare, perché non la vedi sempre sulla terra e altrettanto bravi a non essere tentati dal superare. Quello che deve fare il consigliere del ministro è certamente sapergli dire anche no, non, non cercare di individuare le cose dove, che, che, di, di dirgli le cose che non si possono fare e e mai prendere la tentazione di sostituirsi a lui nelle scelte. Bisogna sostenerlo, aiutarlo, approfondire. Ecco, se posso dire questo, forse è veramente una cosa utile. Fai capire la sua idea, dove va a parare, che tipo di impatto può avere, una forma di analisi di impatto delle, 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 delle costruzioni, delle riforme. Questa cosa ha queste implicazioni, richiede questo tipo di strutturazione, questo tipo di costi e può avere questo tipo di impatti. Con... Certo la fiducia ci vuole, la lealtà ci vuole, che non deve essere una lealtà politica, deve essere una lealtà umana e lo conferma il fatto che io posso, spero... Mh diciamo dire eh, di essere amico, di, di avere un rapporto personalmente affettuoso con tutte le persone con cui ho lavorato, certamente non potendo far parte di tutti i loro schieramenti politici perché erano del tutto diversi. Anzi, forse i consigli sono più, come si potrebbe dire, sì. più credibili se vengono da una parte che non è direttamente sì. influenzata dalla politica, no? Che è uno che sai che ti dice, se ti dice di sì, ti dice perché condivide il tuo disegno. Quel, quel disegno non condivide la tua scelta politica, anzi, probabilmente cerca di essere il più, il più neutro possibile sulla parte politica. Parliamo di contenuti. Semplificazione procedimentale, che è uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, sì. quelli su cui ha speso di più la sì. sua intelligenza. E, e, e cosa ci può dire di questo tema? Come, come lo, ha, lo ha affrontato? Come si è trovato a, a maneggiarlo? A, la semplificazione sì, alla fine proprio forse per quella cosa, per quella attitudine originaria del, dello studio del diritto come meccanismo per risolvere i problemi è sempre una cosa che, che mi ha affascinato, cioè chi si interessa degli appalti, della, 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 io mi sono sempre interessato di semplificazione. Ho avuto anche qui il privilegio di vedere nascere i primi, i primi, diciamo, le prime policies con Sabino Cassese, dopo il famoso rapporto Giannini, Sabino Cassese è ministro nel 93-94 e Nella finanziaria, la prima legge finanziaria scritta con un, la famosa 537 del 93, legge finanziaria per l'anno 94, all'epoca si chiamava ancora finanziaria. Ci sono, è scritta per metà da un ministro della funzione pubblica. Io poi da, al MEF ho capito che non era una cosa, era stato un evento assolutamente Ciampi, Ciampi aveva chiesto. <ride> sì, 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 infatti la finanziaria Ciampi Cassese. E, e poi direi a seguire Franco Frattini che seguì Sabino nel mini, come in quel, in quel di Castello. E' è una prima fase. Poi direi una fase 2 con Franco Bassanini che amplia e allarga anche ad alti orizzonti la polisi. E poi ho lavorato sempre alla semplificazione con Roberto Calderoli in tempi del tutto diversi un decennio dopo. Ma Come cambiano gli strumenti tra questi tre periodi? Allora, eh, diciamo, il, 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 il primo strumento la prima strumentazione quella di Sabino era molto improntata sui regolamenti di, di delegificazione. Siamo in un'epoca pre-titolo V, lo, il regolamento è una fonte del diritto a tutto campo, non avevi le materie concorrenti o esclusive in cui non potevi fare i regolamenti, funzionava la delegificazione ed era uno strumento importante. Franco Bassanini estende quel meccanismo e, grazie all'attività internazionale di cui poi parliamo magari dopo, introduce nella policy degli strumenti nuovi, l'analisi d'impatto dell della regolazione, che per la prima volta, ricordo, scrissi il primo comma per la legge 50 del 98 a titolo sperimentale, fu introdotta, la consultazione, una, anche una strategia di codificazione con i testi unici misti. Roberto Calderoli... Credo Harry. che poi il superamento della sperimentazione fu sempre in qualche modo... Come dire, a suo carico, giusto? Sì. In una fase successiva una, della sua vita. Esattamente, poi. in una fase successiva della mia vita, come sempre il mio carico fu in una fase successiva della mia vita l'esperienza della codificazione. L'esperienza della codificazione soprattutto con Roberto Calderoli che aveva ereditato questo cosiddetto taglialeggi, che peraltro anche questo mutuava un modello internazionale, quello della guillotine dell'Oxe, che fu fatto secondo me anche con coraggio. Quali sono i pregi e i limiti di queste, di queste esperienze, diciamo così, vissute sempre con grande privilegio da vicino? Eh, i, per, i, I vantaggi sono certamente che dagli anni 90 nasce l'idea che la semplificazione e in genere la qualità della regolazione è una policy autonoma, è un interesse pubblico ad hoc, diverso dagli interessi pubblici all'ambiente, all'occupazione, è, è un altro interesse pubblico da proteggere con persone dedicate con strutture dedicate, anche dicendo no ai tutori degli altri interessi di settore. Altro vantaggio è aver acquistato una dimensione europea e internazionale che prima non c'erano e forse avere diciamo, spostato il baricentro da una visione del diritto amministrativo fondata sull'esercizio del potere, sull'autorità, a un diritto amministrativo visto dalla parte del cittadino che fruisce il servizio e ha dei costi per a obbedire alle regole che l'amministrazione impone. Questa cosa, sempre a proposito della famosa sinergia, è tornata poi molto utile anche nel mestiere di giudice amministrativo. Adesso il giudice amministrativo è un giudice dell'interesse legittimo come posizione soggettiva piena, non è il giudice dell'esercizio del potere, è il giudice della tutela del cittadino, della sua posizione di interesse legittimo. I limiti sono molti, è evidente, cioè non possiamo dire che sia andato tutto bene. Ma direi che sono soprattutto nelle difficoltà attuative, soprattutto culturali. Abbiamo un'amministrazione che continua ad essere, almeno fino adesso, forse adesso si sta assistendo a un, a un cambio generazionale, ma noi fino a, a pochi anni fa avevamo sempre la stessa amministrazione degli anni 90, diciamo, che è invecchiata un po' col tempo senza ricambiarsi. Una, 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 una inadeguatezza culturale di saper innovare, di saper interpretare il cambiamento, la famosa paura della firma, la burocrazia difensiva, il dire meglio non passare un guaio piuttosto che fare le cose, tutte cose che sono effettivamente... ufficio è un pericoloso fantasma. I fantasmi vari, ne abbiamo vari, abbiamo, abbiamo vari diciamo, fantasmi, l'abuso di ufficio, abbiamo la, 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 la Corte dei Conti, l'ANAC nel mondo degli appalti. Sono manca... Ecco, è mancato secondo me l'investimento sulle persone. A volte a me piace dire abbiamo pensato molto ad aggiust... a... alla macchina, alla macchina anche con... ma poco ai piloti. E invece forse è meglio un pilota molto bravo su una macchina che così così cammina che, è, come dico io, uno un fantozzi sulla Ferrari che è una macchina perfetta ma va a sbattere alla prima curva. Quando poi ho avuto il ruolo, che ha ricordato il professore Natanini prima, di fare il coordinatore di questa commissione speciale sul codice appunto, non a caso ho voluto introdurre all'inizio del codice due principi: il principio del risultato per dire: Questo è quello che devi fare. Non è solo il rispetto formale di tutte le regole, perché se tu rispetti tutto ma non arrivi a meta non hai fatto il punto e non hai passato il turno. Il secondo principio è il principio della fiducia. L'amministrazione si fida di te. Non devi pensare che quello che fai verrà guardato con sospetto, ma se fai per risolvere problemi, c'è fiducia verso chi si muove. Ecco, questa è un po' l'impostazione. Voglio trascinare un momento solo su un tema che non abbiamo concordato, non sta in queste tracce delle nostre conversazioni, ma, è ma che è attualissimo. Appena è uscito un libro... Della professoressa Emanuela Piemontese, allieva di Tullio De Mauro, che riguarda il codice di stile del 1993. E lo fece Sabino Cassese, lo ricordo. La Cassese, la è la arancione, bellissimo. E quello scrisse De Mauro, anche il libro è Arancione. Sì, e nel libro sì, sì. ce l'ho ancora una copia. È il libro che vedrà, perché va in libreria in questi giorni, è andato nei giorni scorsi. Bellissimo. Una serie di studiosi e la stessa Piemontese sostengono la tesi che il codice di stile è stato eclissato completamente, cioè che i periodi successivi, anche i periodi riformatori, badi, non soltanto i periodi controriformatori che pure ci sono stati, non hanno valorizzato più quello strumento, che siamo fermi lì. Lei cosa pensa del linguaggio della no, no. Allora, no. su questo, però, eh, tornando all'esempio che ho appena fatto del codice appalti, io però ho un esempio concreto in cui abbiamo, eravamo talmente consapevoli di questo, che abbiamo cercato di fare qualcosa. Noi abbiamo avuto nella commissione speciale, che mi piace ricordarlo, eh, è stata, stata l'ultima cosa che ha fatto Franco Frattini, l'ha concepita lui, l'ha costruita lui, mi ha dato già, come dire, provato, ma sempre forte, sempre determinato, questo, questo ruolo di coordinatore. Io conservo ancora i messaggi ogni giorno io dicevo, faccio così, e lui diceva, sì, sì, vai, vai avanti, dobbiamo chiudere questa cosa. Tra le varie cose che gli chiedevo e lui autorizzava, c'è stato l'inserimento di un accademico della Crusca, professor Federico Bambi, da Firenze, Uodels, che ha riletto questo nostro codice, considerate poi che l'abbiamo fatto in tre mesi, quindi non è che ci abbiamo avuto tutto questo tempo poi per rileggere, rivederlo, fatto, diciamo da, da, dalla pagina bianca alla consegna poco più di tre mesi e mezza. Però lui ci spiegava che molte volte noi usiamo delle espressioni involute inutilmente e ce le rivedeva tutte. Quindi, per esempio, al fine di quando, eh, eh, salvo il caso in cui, tranne, che cioè ci semplificava moltissimo il linguaggio. Eh, aboliva la, la, la parola apposita ovunque fosse, con apposito atto. Coratto. E mi fa ricordare un po' l'anti italiano di Calvino, no? in cui dice che il burocrate ogni mattina si sveglia e traduce l'italiano, bellissima lingua di arte, nell'anti italiano, dove, dove nel, nel linguaggio burocratico l'uomo non muore, decede, non va, si reca. Ecco, noi abbiamo provato a ritornare, quindi il codice scorre bene, e attenzione non solo nella lingua. Ma anche nella sistematica, noi abbiamo, fatto due, abbiamo dedicato due pomeriggi proprio con il professor Bambi e i coordinatori dei singoli gruppi all'indice, perché il codice doveva essere una, una storia che scorreva fluida, una storia da raccontare dall'inizio alla fine. Quindi abbiamo senza guardare al contenuto delle norme, messo in ordine le rubriche e le abbiamo sistematizzate in capitoli. Tra l'altro il Consiglio di Stato è stato, credo, tra i primi a fare un codice in tempi più remoti, se non ricordo male, almeno quello che mi ha spiegato una volta il suo amico Barbagallo. Una prima, una prima versione di codice esce molto... Perché... Il Consiglio di Stato ha dal 1924 una norma che consente al governo di avvalersi del Consiglio di Stato per scrivere testi di progetti legislativi. Questa norma è stata utilizzata anche per i codici in pochissime occasioni devo dire sempre con un buon successo. La prima volta fu utilizzata almeno a mia memoria nel 2001 con i testi unici dell'edilizia e dell'espropriazione che furono da Franco Bassanini, non a caso aveva eh, appunto Filippo e anche un po' me che gli dico, e, e, e il Stato fece un ottimo lavoro. Poi, i famosi codici misti, perché noi eravamo andati da Guy Bredin, che era il presidente della Commissione Superiore de Codificazione Francese, e lui ci aveva spiegato che era bene mettere insieme il, la legge e il regolamento in modo tale da avere un corpus autoapplicativo. Cosa che in qualche modo poi ho, continuato, ho fatto anche per il codice appalti. La seconda fase fu nel 2010, codice del processo amministrativo e chi meglio del Consiglio di Stato, ovviamente allargato con altri giudici amministrativi, i colleghi dei TAR professori importanti avvocati e Scrisse il codice del processo amministrativo, e poi questo è l'ultimo caso. Secondo me andrebbe sfruttata di più in tempi di cattiva qualità della legge. Tutti leggiamo come dire gli articoli che Sabino, <ride> Sabino Cassesi ogni tanto scrive non solo lui, è anche è un altro, altro país, lui, ne no. ha scritto uno l'altro giorno. Sì, no? sì, ma infatti è, è davanti agli occhi di tutti. Ecco, io credo che alcune grandi riforme ferme che ovviamente l'impostazione politica e l'inquadramento della delega ben potrebbero essere affidate al Consiglio di Stato. Stato che ha dimostrato ogni volta che è stato chiamato di saper fare la sua parte. E veniamo al capitolo, diciamo, dell'internazionalizzazione dell'Europa, che era quello da cui era partito nella sua tesi di laurea. Diciamo così, e successivamente, appunto, si trova a contatto con le istituzioni europee, con gli organismi internazionali. L'Italia su questo a volte viene, eh, come dire accusata da parte di molti dei nostri leader di avere un atteggiamento eccessivamente succube nei confronti delle istituzioni europee. Eh, in altre forse ha dato anche un apporto per riuscire a costruire queste politiche europee. Quindi un rapporto di influenza sulle politiche europee, fase diciamo così, ascendente, fase discendente, dobbiamo qua cercare di portare dentro delle regole che a volte... Come dire, sono un po' strette, sono un po' complesse, tutta quanta l'attuazione del diritto, della signoria del diritto europeo poi ci risulta molto difficile. Noi ha vissuto un po', diciamo, varie interlocuzioni con loro nei suoi ruoli di diretta collaborazione, ma anche appunto in questi suoi rapporti con questi organismi. Che ne pensa? Qual è il, il rapporto dell'Italia con questo mondo più ampio? Allora, una presa, parlo, prendo da quest'ultima cosa, poi magari farei una postilla su un'esperienza specifica che ho avuto, come ricordato, con, con la Marta certo, per la Convenzione europea, di quello poi magari parlo dopo. Parliamo prima di questa, della dimensione europea ed internazionale di un settore, per, quello, diciamo, quello mio di riferimento, un settore... Che agli inizi degli anni 90 non aveva nessuna dimensione internazionale se non di tipo comparati, comparatista, cioè tu ti confrontavi con gli ordinamenti degli altri paesi ma la funzione pubblica, il diritto amministrativo e il diritto dello Stato non era un diritto neanche come dire europeo, non faceva parte del diritto europeo, era una cosa che era proprio tipica, l'organizzazione pubblica era una cosa demandata agli stati membri. Eppure proprio con, con, soprattutto con Franco Bassanini, devo dire, esplose la dimensione internazionale delle funzioni pubbliche, della funzione pubblica. Sotto il profilo europeo e quello più ampio internazionale dell'Ox, confrontarsi, imparare le best practices degli altri paesi. Si capì che era una cosa fondamentale, forse anche il nostro, il nostro cambio generazionale favorì questa apertura. Eh, ricordo che all'Ocse, l'Ocse fece alla fine degli anni '90 un importantissimo processo di country review, cioè loro facevano un, una, una revisione del sistema di regolazione degli stati membri. Volevano che lo facesse l'Italia, che era uno dei paesi del C7, un paese importante, che però aveva effettivamente molto poco di cui vantarsi. Io ricordo questo primo questionario dell'Ocse andai quasi per caso alla prima riunione di questo comitato, in cui si diceva avete voi un sistema di impatto per la regolazione? Io che mi misi con Filippo Patroni Griffi in treno, all'epoca il treno ci metteva due ore per andare da Napoli a Roma, era Pasqua, dovevamo tornare nelle nostre famiglie, e si, approfittiamo di questo momento, facciamo questo questionario dell'Ox, che è una cosa importante, e dicevo, avete voi un sistema di analisi dell'impatto? No. Avete voi un sistema codificato di consultazione degli stakeholders? No. Prendiamo tutti questi no, era la Pasqua del 1998, andammo dal ministro Bassanini appunto a proposito di collaborazione e rapporto affetto, e lui dice: Sì, sì, facciamo un disegno di legge con tutte queste cose che la legge 50 ci dice. Sarà. Nacque così la legge 50 30, 30, 30, del 1999 l'8 marzo. La seconda volta che andai all'Ocse sventolando fieramente questo disegno di legge dicendo questa cosa l'abbiamo imparata tutti da voi, la volta dopo mi chiesero di fare il presidente del comitato di tutti i Paesi membri, onore straordinario, cosa in cui normalmente i Paesi fanno lobbying per diventare presidenti, me lo chiesero perché noi, io avevo tra l'altro 34 anni, insomma ero veramente un ragazzino. E lo, me, lo dis, me, lo, me lo chiesero esplicitamente per dire voi siete un paese che pa parte da molto indietro, molto, siete molto più indietro di altri, siete un paese tra l'altro di civil law e non di common law, quindi più complicato introdurre strumenti che nascono col diritto anglosassone, col diritto, però state dimostrando un entusiasmo che non altro, hanno altri. Ci devi fare da testimonial e ho presieduto, devo dire con una soddisfazione immeritata ma enorme, per quattro anni il, quello che era all'epoca il Working Party on Regulatory Reform. E quindi era interessante utilizzare l'esperienza straniera per introdurre riforme e vincere le resistenze burocratiche. Interi. Ma è stato un qualcosa in cui noi abbiamo in qualche modo messo qualche cosa di posticcio? Oppure è stata un'influenza che ci ha aiutato a cambiare in un modo magari nostro, ma... Beh, noi ci credevamo molto seriamente, no? direi che ci credevamo molto seriamente. Il problema e il limite è convincere il resto della burocrazia a crederci altrettanto seriamente. Su alcune cose però io direi che alcuni risultati li abbiamo avuti. Per esempio eravamo talmente, ma non tanto solo noi convinti, ma anche a livello politico, a cominciare dal ministro Bassanini, che il ministro Bassanini insieme con altri ministri Avviò poi a livello europeo lo stesso processo perché l'Europa arrivò molto dopo l'Ocse sul tema della Better Regulation. L'Europa all'inizio aveva una visione diciamo più sacrale della costruzione delle regole dentro la Commissione e non si doveva dar conto alle cose. Ricordo Ricordiamo come... la famosa trasmissione in cui arrivò Tremonti, no? Con <ride> la, la cosa delle regole europee. Con le regole no? era, era il famoso, no? la strisciata. Che non, non erano certamente di qualità migliore delle nostre. Arrivarono poi gli inglesi, ricordo benissimo, stiamo parlando proprio a degli anni a cavallo del secolo, tra il 99 e il 2000. All'epoca gli inglesi avevano Tony Blair. Tony Blair vi ricordo che voleva entrare nell'euro e quindi voleva cercare di rendere questa euro-burocrazia, euro-tecnocrazia il più vicina possibile alle regole delle imprese britanniche che quindi, per esempio, introdurre l'analisi d'impatto della regolazione della Commissione, cosa che non se ne parlava proprio, era una sua cosa. Allora, la genialità di Franco Bassanini subito colse questa pulsione inglese, ci fu un'alleanza abbastanza inedita tra un'Italia che ci credeva ma non ce li aveva e li stava introducendo, e un Regno Unito che ce li aveva, e nacque così il famoso gruppo Mandelkern, che, con un'Europa a 15, un'Europa ancora, come dire, senza tutti i paesi dell'est, Ehm, scrisse questo primo manualetto di Better Regulation con questi quattro capitoli fondamentali, semplificazione, codificazione, AIR e consultazione, che sono ancora oggi secondo me i quattro grandi capitoli della qualità. del Erano poi regole. oggetto dell'accordo interistituzionale. Bravo, esattamente, che dopo un anno, di, due anni, entrarono prima nel Libro Verde e poi nell'accordo interistituzionale del 2003, di due anni dopo, il rapporto Mandel che era del 2001, io ho avuto il privilegio di essere il componente italiano del Mandelkin Group, una cosa un'altra esperienza assolutamente indimenticabile, però questo per dire che non, tanto, non tanto, post, tanto non eravamo posticci, che addirittura alcune volte catalizzavamo noi i cambiamenti e io credo che l'Europa che poi naturalmente come fanno loro una volta che l'hanno impostato, lo fanno molto bene e con grande determinazione e decisione. Noi no, cambiamo quattro governi e non lo realizziamo <ride> no, no, mai. Esatto, invece loro, una volta che lo fanno, poi lo fanno però quel meccanismo io credo l'Italia ha avuto una, una bella parte nell'attivarlo ecco. 2007-2011 lei è vice segretario generale prima nel Prodi 3 2 scusi, 3 non c'è e Berlusconi 4 vice segretario generale ecco quindi la struttura del segretariato generale della presidenza del Consiglio che è una struttura strategica di enorme rilevanza Penso che lei sia d'accordo con me. Assolutamente. In coda a questa domanda, che le chiede di approfondire questo argomento, c'è una postilla. È apparso il capo di gabinetto qualche, volta, qualche anno fa, accanto al segretario generale, sì. forse non tanto accanto, ma comunque dentro quell'ambito. Quella, sì. quell e vorrei sapere che, come giudica i rapporti tra il segretario generale e il capo di gabinetto. Il professor Manzella una volta ci ha spiegato perché è nato il capo di gabinetto, c'è una ragione, lui dice, pratica, si trattava anche di risolvere i problemi. Ad alcuni ruolo, un ruolo, di, dare, di dare un ruolo a qualcuno che aveva bisogno di quel ruolo. Ma sia vero o non sia vero questo, adesso lasciamo a Manzella quel che è di Manzella non le chiedo di confermarmi questo. Ma mi dica cosa pensa di questa duplicità che si è creata. Allora io ho frequentato Palazzo Chigi anche con, una, con molta intensità in un periodo in cui ancora non c'era la figura del capo di gabinetto, c'era solo quella del segretario generale che, peraltro lo stesso Andrea Manzella nella legge 488 di cui lui era, era uno degli ispiratori, non aveva previsto perché aveva previsto appunto il segretario generale. E, e io infatti ho fatto il vice segretario generale di tre, di tre segretari generali completamente diversi nel carattere, nella, nella personalità, nella, perché uno era Carlo Malinconico, ex collega e poi professore, l'altro era... <coughs> Mauro Masi e poi Manlio Strano. Tra l'altro con governi diversi, come ha sottolineato sempre per l'assoluta neutralità delle nostre funzioni, e però con due sottosegretari alla presidenza con lo stesso nome, perché prima c'era Enrico Letta e poi Gianni Letta. E quindi, come dire, è stata un'esperienza anche questa incredibile, straordinaria. E secondo me. Molto a Palazzo Chigi dipende dalle persone, cioè la macchina della presidenza è una macchina che si può interpretare in mille modi diversi, come una bella partitura eh, può essere interpretata in modi diversi a seconda del pianista o del direttore d'orchestra che la esegue. Per fortuna, questo voglio dire, per fortuna non, è una, non, non ci sono meccanismi così rigidi o strutture così schematiche, per cui la personalità e anche direi il tipo di governo, un governo tecnico, un governo di grande coalizione, un governo invece con un presidente molto forte, cambiano moltissimo e devono, deve essere così, deve essere così flessibile. In questa flessibilità entra anche la figura, diciamo, del capo di gabinetto. Io poi ci ho lavorato col capo di gabinetto, quando ero io capo di gabinetto del MEF anche se in quel periodo poi il mio interlocutore, il referente principale era sempre il segretario generale anche per l'amicizia fraterna che ci lega che è Roberto Chieppa è un altro binomio questo. possiamo Come dire anche generazionalmente tipo. ecco, tra l'altro questo se vogliamo dire il rapporto tra il MEF e Palazzo Chigi che sono se vogliamo un po' i due diciamo driver a seconda un po' più forte l'uno, un po' più forte l'altro a seconda dei momenti storici delle coalizioni politiche in quel momento, direi soprattutto poi nel momento del Covid, perché come è stato ricordato, io ho vissuto tutto il Covid, insomma, tutto il 2020, tutti, tutti i decreti legge eh, li abbiamo vissuti insieme. Ecco ancora una volta quello che avevamo detto all'inizio, un po' il leitmotiv di questa conversazione: il rapporto umano, l'affettuosità, la, l'amicizia, il, il non dover pensare a quello fa quella cosa, chissà per quale, ma l'essere veramente amici ha aiutato moltissimo l'amicizia diciamo sincera che c'è cioè, da Roberto Chieppa e me e anche Ermando eh, De Francisco che era il capo del DAGL secondo me ha contribuito cioè a Palazzo Chigi si decideva all'improvviso di dover chiudere tante attività economiche noi dovevamo trovare i soldi perché le persone non morissero di fame come a un certo punto mi, mi trovavo a pensare se noi non diamo eh, i ristori presto le persone Preferiranno comunque scendere in piazza anche a rischio di morire di Covid, perché il rischio di morire di fame è più immediato e quindi come dire, protesteranno. E questa sinergia ci ha consentito, tornando a capo di di lavorare comunque bene, comunque bene, quale che sia la cosa secondo me non è giusto trovare delle definizioni troppo rigide su queste funzioni ci può stare, non ci può stare l'importante è fare squadra e lavorare bene per il coordinamento Ma su questo io le pongo una domanda sto in questo periodo rivedendo tutti quanti i dati no, su questi capi di gabinetto del, degli ultimi anni no, noi veniamo da una anche polemica che in realtà uh, ha tracciato in particolare il governo Renzi nella sua fase introduttiva quella della rottamazione. Non so eh, se ricordiamo, mi ricordo una polemica eh, nell'intervista di Delisa in particolare, eh, se ricorderai no, che lui su questo si, si attaccò particolarmente perché lui la vedeva come l'idea del Consiglio di Stato, come il momento no, di arretramento. All'epoca ci fu tutto quanto un discorso di questo genere. Vedendo i dati successivi noi vediamo che cosa invece? Che appunto la nostra eh, interpretazione no, di questo ruolo è che il capo di gabinetto perché si attinge a questi gran commetti, perché hanno sicuramente una grande conoscenza no, della, della parte giuridica, ma hanno anche una conoscenza dei dossier, perché appunto la continuità di questi rapporti, in questi ruoli che loro rivestono, in parte le proprie istituzioni, in parte. Eh, mantenendo un ruolo di capo di gabinetto in vari, in vari governi successivi che pure si susseguono tumultuosamente da noi, consentono di conoscere bene il merito delle cose, mentre il ministro passa, diciamo, quelli in parte restano. E poi la conoscenza delle persone reciproca che fa sì che ci sia questo network sì. fatto di persone. Ora l'impressione è che a partire da una certa data questa rete si sta un po' sfilacciando. Per quanto la politica ancora tinga dagli stessi bacini, mh, però io osservo due fenomeni. Il primo è quello della, della, del fatto che si prendono persone diciamo, sempre alle prime esperienze, che può portare novità, ma certo porta a minore conoscenza dei dossier e minore conoscenza di rapporti reciproci, perché appunto non hanno mai rivestito questo ruolo. Il secondo fenomeno che ho visto è quello della precarizzazione. No? Per esempio l'ultimo governo, credo, hanno già cambiato sette capi di gabinetto in un anno. Quindi è come se la dirigenza ha subito precarizzazione e anche i capi di gabinetto cominciano a essere precarizzati. Ora, su questo non c'è il rischio che questa capacità di network, che appunto è stata sì, la tipica evoluzione. espressione che un po' ha retto come coordinamento, insieme a quello della Regione Generale dello Stato, no? che ha tenuto insieme i pezzi del governo, possa un po' sfilacciarsi? Sì, il rischio esiste... È... Vorrei ovviamente non dare valutazioni di tipo politico, cerco di tenermi sulle considerazioni. Ha riguardato governi di tutti oggetti, i tipi, eh, questo ovviamente. Oggetti. E, e vorrei il meno possibile essere. Eh, autoreferenziale perché sarebbe molto facile dire il consiglio di Sta i consiglieri di stato siccome possono venire da tutte le altre carriere pubbliche quello del consiglio di stato è un po' un concorso diciamo di ultima di, 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 non di prima di seconda, ma proprio di ultima istanza sarebbe troppo facile dirlo e, e vorrei non arrivare a questo perché anzi è giusto che ci siano anche professionalità diverse però partiamo da due dati allora, il network serve perché molte volte, anche quando i ministri devono discutere, e lo devono fare anche per motivi di bandiera politica, poi i capi di gabinetto tra di loro trovano la famosa quadra, perché si conoscono, parlano e trovano delle soluzioni. Quindi serve. E serve, come diceva lei, la qualità il più possibile elevata del, 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 proprio del, del, del vertice degli uffici di staff, il capo di gabinetto e il capo del legislativo. Perché? Il capo di gabinetto, per quello che ho imparato io nella pratica, è una figura che deve stare a metà tra il ministro e l'amministrazione. Perché il ministro sarebbe sempre tentato dal, dal, dal mettere le mani e dal dire all'amministrazione fai così e non si può fare perché c'è la separazione. E l'amministrazione potrebbe o andarsene per i fatti suoi dicendo al ministro tutta un'altra storia oppure rispondere in modo fidelistico al ministro. Il capo di gabinetto è quella figura che deve essere giustamente una figura autonoma e imparziale che ha la fiducia del ministro ma che ha anche per certi versi la fiducia dell'amministrazione perché parla la sua lingua. È una figura che deve mettere in contatto e in comunicazione questi due mondi, mettere in guardia il ministro quando l'amministrazione fa delle cose così, ma anche proteggere l'amministrazione dal Ministro. Tutta questa cosa effettivamente richiede qualità, richiede preparazione, richiede esperienza. I più giovani ovviamente questa esperienza se la devono fare. Io stesso ho detto le cose, le ho imparate. Ho avuto dei grandi maestri che seguivo prima di fare il capo di ambiente del Mef. Io ho fatto tante volte il vice, il, il, il collaboratore, il consigliere. La percentuale medico. dei buttanti invece sta aumentando. Sta aumentando. Ora, questo, e questo passiamo alla seconda parte della risposta. Primo perché c'è una malcelata, come dire, visione negativa di questo tipo di incarichi. Allora, questa cosa... E che, che in parte è anche vera, perché poi se questi incarichi li fai per, il tuo, per la tua posizione personale, per il tuo potere personale, senza pensare che il tuo mestiere è vero è comunque un altro, che per me è quello di consigliere di Stato, questo rischio c'è. Mortificarli troppo da un punto di vista economico e va bene, ma anche da un punto di vista ormai delle funzioni. Lo puoi fare solo in certi casi, solo, solo per un determinato numero, come, come, se, come se fossero diciamo, delle cose negative. Questo è sbagliato. Io sono d'accordo che non ci debbano essere delle carriere parallele, cioè gente che non fa per niente il suo mestiere e fa solo il gabinettista. Questo no. Ma una giusta interazione, anche qui con saggezza, con equilibrio, con flessibilità, senza schemi, senza eh, limiti troppo rigidi. Se tu, per esempio, fai bene il tuo mestiere in istituto e riesci anche a trovare il tempo, perché invece di giocare a tennis vai a fare il consigliere giuridico di Sabino Cassese, come facevo io, o di Franco Bassanieri. Ma perché non devi farlo? Serve, serve al tuo ministro, ma serve anche a te, serve anche al tuo istituto. Ecco, tutto questo si è un po' perso. E questo porta a questo punto, come dice lei, giustamente alle, alle leve giovani, perché alla fine è uno insomma, che è un po' avanti, non, non le, non, questo tipo di esperienze non le fa più. E questo secondo me rischia di essere una perdita. Probabilmente in modo diverso, probabilmente senza più pensare a quella che era la centralità del Consiglio di Stato di un tempo. Ma secondo me bisogna ricostituire una classe dirigente degli uffici di diretta collaborazione, che è una cosa un po' diversa dalla classe dirigente dell'amministrazione, è una cosa su cui ci vuole specialità. Su questo, forse, creare. Una scuola ad hoc potrebbe, io qualche idea comincio ad averla, eh, potrebbe essere una cosa interessante. Però mi permetta di fare lo storico per una volta tanto. Eh, per molti anni, a partire dall'Ottocento, è assodato dalla documentazione che eh, c'è stato da parte del Consiglio di Stato una forte ritrosia a prestare le sue risorse. Al, al, agli uffici di gabinetto. Questo accade già alla fine dell'Ottocento, poi si, tutta l'età giurittiana, accade ancora nel nostro dopoguerra. Fanfani per esempio portò in Parlamento addirittura, in, un suo, in uno dei, discorsi, su, dei suoi discorsi di introduzione al suo nuovo governo, il programma di evitare che i consigli... Ciononostante i ministri continuarono a, a reclutare consiglieri di Stato e i consiglieri di Stato ad andarci, non capisco come il Consiglio di Stato eh, consentisse dopo aver fatto queste prese di posizione. Quindi questo ha generato in qualche modo una differenza tra le amministrazioni e gli uffici di staff, nella quale gli uffici di staff hanno sostanzialmente una funzione di vertice di comando e le amministrazioni sono decadute sempre di più. Diciamocelo francamente, le amministrazioni ormai non contano quasi nulla. I direttori generali o quelli che sarebbero i dirigenti generali hanno delle funzioni naturalmente che esercitano nel loro ambito, ma non hanno più le funzioni che avevano ancora nell'immediato secondo dopoguerra. E questo non so se sia un bene per l'amministrazione, perché la macchina amministrativa ne soffre lo guardo dal punto di vista loro non dal punto di vista vostro diciamo così, De devo dire che però quello che, a seguito di quello sfilacciamento che diceva il professor Natalini la mia sensazione percezione del, del periodo più recente è forse l'inversa cioè che le direzioni si stanno riprendendo uno spazio che in parte è anche molto giusto che si riprendano a scapito, a scapito di gabinetti oggettivamente più deboli è, più, è, diciamo, è meno e meno coordinate in un network è meno, è più isolati eh, tra di loro quindi secondo me ma stiamo, sto parlando veramente di un processo ecco, degli ultimi ecco degli ultimi 6-7 anni insomma Beh, forse anche su questo influisce la sua percezione che lei è stato al gabinetto del ministero dell'economia, dove si ha una delle burocrazie più forti in assoluto. Quella è fortissimo. È, di lì, acciaio, la ragioneria. Eh sì, è... Però lì bisogna dire che anche la tradizione del capo di gabinetto è sempre leggendariamente forte, probabilmente in modo immeritato. Ma quello è un posto forte do, do, dovunque si vada, in qualunque, qualunque mattonella si calchi. No, secondo me è vero quello che dice. E tornando anche alla ritrosia del Consiglio di Stato, è anche vero che oggi il Consiglio di Stato è sempre più più impegnato a uh... Con a svolgere funzioni giurisdizionali pesanti, numerose, faticosissime, anche con gli arretrati e, e consultivi in parte anche, anche anzi se... Paino qualche tempo fa lo rivendicò. Questo ruolo consultivo si ricorda, lo valorizzò in un famoso discorso di insediamento Ass assolutamente. Cioè, ero presente e me lo ricordo bene. Quindi... Assolutamente. E sono eh, eh, ricordo benissimo quelle parole. Eh, io sono stato molto vicino Magari al presidente Paino, Paino nel, nel, nel sostenerlo nel nell'assisterlo in quella, in, quella, in quella visione. Però ecco, voglio dire, il Consiglio di Stato ha un sacco di cose da fare, quindi è chiaro che non può mandare le sue risorse migliori fuori, soprattutto non può farlo fuori perdendole del tutto. Prima ecco c'era più questa possibilità di fare le cose restando in ruolo. Mh, noi abbiamo dei sistemi in cui, insomma, di astensione, di, di, di gestione delle incompatibilità molto efficaci. Non è che se tu fai il consigliere di un ministro poi non puoi scrivere una sentenza, però capisco che questo in una visione, in una visione più matura della, della, delle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, questo è visto con una luce diversa. E forse è anche giusto che la, se cambia la storia ci si adatti a questo. Bisogna però trovare delle altre soluzioni, perché certamente lo scadimento degli uffici di staff non, non aiuta. Bisognerebbe evitare lo scadimento degli uffici di staff mantenendo la forza delle direzioni generali, ma tutto questo secondo Hai me si può fare. Faccio prestito con diritto di riscatto. Con diritto di riscatto, ma tutta la storia del Consiglio di Stato, però professore è così, cioè tutti i miei colleghi con cui sono cresciuto, hanno sempre tutti fatto benissimo il Consigliere di Stato e benissimo... Questi non c'è dubbio, non c'è dubbio, noi lei sa che avendo io curato il dizionario dei Consiglieri di Stato ho, 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 ho potuto constatarlo di persona. E come mi sono permesso di dire prima deve esserci sempre sinallagmaticità tra le due cose. Rari sono i casi, purtroppo anche negli ultimi tempi ce ne sono alcuni, per carità tutti giustificabilissimi, ma non sono molti i casi del Consigliere di Stato che poi fa una carriera talmente forte fuori che va via. Pensiamo, e lo dico con commozione, al compianto e caro, e caro amico Franco Frattini. Lui è uno che ha fatto tutto, ha fatto due volte il Ministro degli Esteri, due volte il Ministro per la Funzione Pubblica, Vicepresidente della Commissione europea. È tornato e è ha fatto il presidente del consiglio di stato quindi è una storia una storia di successo straordinario nel suo caso che ti dimostra che si può fare si può servire il paese si possono servire le istituzioni tornando sempre nella propria casa madre perché è quella casa che ti insegna le cose che ti dà la forza appunto della libertà di pensiero dell'autonomia e in quella casa madre che che, che si può essa stessa nutrire delle tue esperienze all'estero, perché dare giustizia contro l'esercizio del pubblico potere, quindi fare il giudice lo, e lo rivendico orgogliosamente, fare il giudice vero, non, non il giudice amministrativo come se fosse un giudice, fare il giudice lo puoi fare solo se sai veramente come funziona l'amministrazione. Io credo che possiamo. Credo che non abbiamo altro da, da chiedere al, al, al presidente, presidente Carbone. Carbone. Mi pare che la conversazione sia stata libera, sciolta, eh, temevamo un po' un certo formalismo, non l'abbiamo utilizzato, e che se abbiamo toccato tanti argomenti, tutti molto interessanti, e lei ha dimostrato che ha una biografia veramente è, è un campionario di esperienze. No. E, e siccome è così ancora giovane se mi permette questo si arricchirà ancora di più negli anni prossimi i prossimi anni saranno tutti dedicati e questo mi fa piacere di avere alla, al lavoro in istituto al Consiglio di Stato dove ancora almeno se questi restano i limiti dell'età pensionabile devo effettivamente fare tanto, tanto tempo e tanti anni però credo che poi sia giusto ecco proprio perché io non avrei potuto fare niente di quello che ho fatto se non fossi stato Consigliere di Stato, ecco veramente questo ne sono convinto. Ed è giusto dedicare adesso tutto il tempo che c'è all'istituto, all al professore, facendo tesoro di quello che si è imparato e se posso dire usando un po' questa contaminazione culturale che il giudice amministrativo mostra spesso di saper cogliere anche più degli altri con gli aspetti dell'economia, noi siamo i giudici no, del, del, del mercato, del, non solo per gli appalti, ma per l'autorità la, di regolazione, l'antitrust, i settori come l'energia, le comunicazioni, i trasporti e, e anche direi in questa dimensione internazionale, noi siamo il, la Corte Suprema che più alimenta il dialogo. Con Lussemburgo. Ecco, una dimensione così ampia, così corale di una corte che sa stare nel suo tempo, richiede appunto che ci si dedichi con tanto amore e tanta passione, che è l'unica cosa che voglio fare negli anni a venire. Grazie. Vediamo atto. Grazie. A grazie. Grazie veramente. Grazie.